Siamo con Saman Zerati, che è pro di netbet.it. Saman ha una particolarità nel mondo del online.it, è l'unico probabilmente a potersi fregiare della tripla corona, no? Sì, diciamo che il 2010 è stato un anno veramente fortunato per me, perché in un lasso di tempo piuttosto breve sono riuscito a shippare i tornei più importanti di .it, tra questi lo Special, il Master e il Gran Domenica, che è anche il major della mia room. Chiaramente è un orgoglio per me, l'importante però è sempre cercare di migliorarsi e puntare sempre più in alto. Io ho un forte sospetto, no? Che in Italia essere in God o good rank, come si suol dire, sia come quasi portare una sorta di peccato originale. Bisogna quasi vergognarsi stando a leggere i vari forum o altro, no? Sembra quasi di essere quasi in colpa per essere in God rank. Sì, purtroppo in Italia c'è questo modo di fare, di essere, che non è un vero e proprio rosicare, perché posso anche capire che ci sono molti amici che succano da mesi e mesi, e li posso capire quando tu shippi in 3 mesi 100k di tornei, loro dicono: perché io non shippo? Questo purtroppo fa parte della vita degli MTTer, lo sappiamo e dobbiamo conviverci. Chiaramente io, avendo shippato tanto, non sono uno di quelli che top whina, perché non me lo posso proprio permettere. Facciamo una domanda contraria, no? Quanto può offuscare la skill, la fortuna? Cioè, quanto la fortuna può offuscare la skill? Guarda, ho letto qualche tempo fa uno studio di Moorman, e se non sbaglio anche di Peterson, in cui dicevano come la loro run assurda, in cui hanno vinto milioni e milioni, la potrebbero aver avuta altre persone. Ma loro sono chiaramente stati eccessivamente sopra EV e sono stati molto fortunati. Quindi spesso la fortuna potrebbe sopravanzare anche di molto le proprie skill, soprattutto in una variante come i tornei, che potresti veramente non. Quel lungo periodo potresti non raggiungerlo davvero mai. In realtà poi stiamo parlando di Moorman, uno che ha avuto quasi 8.000 game di break-even, no? Alla fine c'è. Chiaro, poi se lo dice lui, insomma, che vuol dire che ne sa sicuramente qualcosa, insomma, di questo lungo periodo a lungo ricercato, diciamo. Hai parlato di 2010, e il 2011 come sta andando? 2011 diciamo che è iniziato decisamente bene. Chiaramente quando chiudi un anno nei 5 top, tra i top guadagni nei primi 5 del 2010, punti chiaramente a fare qualcosa di buono anche il 2011. Il 4 gennaio vinsi subito il Super Gran Domenica, quindi altri 38k, e poi l'anno è proseguito molto bene. Insomma, diciamo che sono sui, secondo Shark almeno sono sugli 80k annuali, quindi non mi lamento chiaramente. Spero di raggiungere i 100 entro fine anno, ma se non li raggiungo sinceramente non mi ammazzo, diciamo. E un'ultima cosa, quanto ha influenzato l'ingresso del cash il mondo degli MTT? Guarda, meno di quanto possa averlo fatto per i giocatori di sit&go. Chiaramente i sit&go in questo momento soffrono di una calma quasi assordante, e posso capire infatti molti amici grinder che sono trovati costretti. Alcuni meritano un ritiro, quindi addirittura. Quindi. Chiaramente non si ritireranno, però non è facile passare dopo anni e anni a grindare sit&go a passare al cash, insomma devi metterti a studiare sodo. Per noi giocatori di MTT, per fortuna, ancora non si è sentita questo forte cambiamento, anzi, spesso qualche giocatore di cash in più viene a giocare da noi, anche noi un po' da loro, a tirargli qualche soldo, chiaramente. Però penso che non possano convivere bene senza creare problemi di spazi, insomma.